Se volessimo tenere insieme un approccio in psicopatologia di base, che prova a intrecciare psicoanalisi e fenomenologia, possiamo considerare quella slide lì dove sono riassunti, schematizzati i dispositivi di vulnerabilità. I dispositivi di vulnerabilità sono, potremmo dire, quattro costrutti teorici che ci permettono di muoverci nella psicopatologia avendo in mente quel campo magnetico che sta sotto le varie limature di ferro, se i vari sintomi, le varie sindromi, se le consideriamo come limature di ferro, i dispositivi sono ciò che dispone di quella forma. Trovate la concettualizzazione dei dispositivi di vulnerabilità nel libro Psicologia del patologico di Mario Rossimonti e Giovanni Stanghellini. È un testo del 2009, è un testo che coniuga appunto l'approccio psicoanalitico con quello fenomenologico. In particolare i dispositivi di vulnerabilità in quel testo sono sviluppati da Stanghellini, ma tenendo conto sempre delle concettualizzazioni psicoanalitiche. Psicologia del patologico, loro lo prendono dal trattato di psicopatologia di Minkowski, dove l'aspetto essenziale è quello di considerare il sintomo non come un disturbo, non come un disturbo che si sovrappone al funzionamento del soggetto normale, ma come un disturbo che ha un significato sulla specificità, sulla singolarità del soggetto che lo esprime. E quindi quando noi parliamo di psicologia del patologico, stiamo parlando di una psicologia che si rivolge ai sintomi non come un disturbo da estirpare, ma come un messaggio da ascoltare, da decifrare, per cogliere la specificità di quel soggetto. Viene citato un passo di Minkowski dove appunto si descrive la situazione dove alla fine noi se togliamo tutti i sintomi da un soggetto non arriviamo all'essenza del soggetto, ma è l'essenza del soggetto che possiamo riformulare noi oggi dicendo che è l'essenza del soggetto che si esprime attraverso il sintomo. Ecco cosa vuol dire un approccio strutturale in psicopatologia. L'approccio strutturale in psicopatologia, abbiamo visto, sorge quando noi ci occupiamo della domanda: ma che significato ha quel sintomo? Che funzione ha quel sintomo? A cosa serve? In che modo quel sintomo intreccia la questione del significante del godimento, potremmo dire in termini lacaniani. In che modo il sintomo mette insieme le due dimensioni del linguaggio produttore di senso e del linguaggio evocatore, produttore di godimento nel corpo. La Lalande e il linguaggio. Ecco, i dispositivi di vulnerabilità mostrano alcune condizioni di base dell'esperienza umana. Io dico alcune perché noi ci appoggiamo a questo testo, ma sappiamo che ci sono tanti altri dialetti nel mondo psicopatologico, sono tutti dialetti di un'unica lingua che non esiste. Ecco, dal punto di vista della psicopatologia fenomenologica e dinamica, queste quattro esperienze sono il conflitto, il trauma, l'umore e la coscienza. C'è un passaggio iniziale dove Stanghellini fa riferimento proprio a un testo di Agamben a proposito di che cos'è un dispositivo. E per dispositivo possiamo intendere anche tutto quello che poi voi approfondirete anche con altri docenti quando si parlerà di matrice, di campo o di quello che noi abbiamo visto con il concetto di struttura. È un intreccio di forze che in qualche modo condiziona l'espressione di alcuni fenomeni.
E il dispositivo principale, potremmo dire, è il dispositivo del linguaggio. Ciò che ci rende umani è proprio l'esperienza del linguaggio. Vulnerabilità, perché questi dispositivi, conflitto, trauma, umore e coscienza, di per sé non sono dei sintomi, non sono psicopatologici, non indicano quindi delle esperienze patologiche, indicano delle esperienze strutturalmente presenti nella nostra vita di esseri umani. La vulnerabilità è il fatto che sono suscettibili di, potremmo dire, interpretazioni, soggettivazioni patologiche. Quindi la dimensione psicopatologica sorge a partire, potremmo dire, dal modo in cui la persona si occuperà, prenderà atto, tradurrà, svilupperà in maniera più o meno creativa queste esperienze di base. E da questo punto di vista, quindi, una cura consiste nel favorire un trattamento meno patologico dei dispositivi di vulnerabilità, favorire la creatività anziché la ripetizione psicopatologica. E quindi vediamo che lì il sintomo è come se fosse un inciampo della creatività del soggetto nel farsene qualcosa di nuovo di queste esperienze. Oppure, in altri termini, nel trattare queste esperienze come un'occasione evolutiva e non solo come una vulnerabilità patologica. Nella slide che io vi presento, voi vedete che ho inserito una parola chiave dal mio punto di vista per comprendere la psicopatologia, che è la parola tempo. Vi ho già detto diverse volte che se noi vogliamo comprendere come è fatta una persona, basta chiederle come vive il suo tempo. Il modo in cui ciascuno di noi vive il tempo dice del nostro rapporto con il linguaggio, inteso anche come capacità articolatoria di progettualità. C'è una temporalità collegata all'intenzionalità, alla progettualità, ma c'è anche una temporalità che ci riporta al rapporto immediato con il nostro vissuto corporeo. Quindi quando parliamo del tempo, parliamo ancora una volta del tempo del senso e del tempo del godimento, del tempo del significante e del tempo assoluto della pulsione. Quindi i dispositivi di vulnerabilità sono quattro esperienze che hanno quattro modulazioni temporali. Sono quattro esperienze che mettono al centro quattro questioni della temporalizzazione del soggetto. Il conflitto mette in primo piano il tempo della scelta e della responsabilità, il trauma è il tempo della discontinuità, l'umore è il tempo vissuto e non spazializzato, e il tempo della coscienza mette in gioco il tempo storico, il tempo della trascendenza e il tempo del fondamento. E già se voi volete fare un primo colloquio con un paziente e volete farvi un'idea del vissuto, di chi è quel paziente, quindi non soltanto di quali sintomi è portatore, ma del significato che hanno quei sintomi nella sua esperienza, nella sua storia, voi avete questa mappa concettuale. Teniamo sempre ben presente che la psicopatologia è un sapere che ci permette poi nel momento del processo diagnostico, della conduzione della cura, di orientarci. Il processo diagnostico è quel momento in cui noi proviamo a sintonizzare le parole del paziente, il vissuto del paziente, con alcune idee di base
che ci siamo fatti sul soggetto e sui sintomi. L'esperienza del conflitto noi la possiamo ritrovare innanzitutto nell'esperienza del paziente nevrotico. Il conflitto è l'espressione preminente della nevrosi. Direi dal punto di vista dell'ascolto clinico che quando voi, mentre ascoltate un paziente, non rintracciate il dispositivo del conflitto, allora dovete in qualche modo orientare la vostra diagnosi non più verso la nevrosi, ma verso altre strutture. L'esperienza del conflitto è come se fosse una sorta di conferma della nostra diagnosi di nevrosi. Ecco perché possiamo dire che in qualche modo un paziente ci deve dimostrare di essere nevrotico. Se manca l'esperienza del conflitto è come se ancora non ci avesse dimostrato di essere nevrotico. E quindi anche la diagnosi, la direzione del conto, del fatto che il paziente non è lì per risolvere un conflitto, ma per risolvere altre questioni. Ho schematizzato il dispositivo di vulnerabilità del conflitto in tre punti. Quando un paziente vive l'esperienza del conflitto, stiamo parlando del conflitto intrapsichico, che poi ovviamente ha una ripercussione nelle relazioni, e vediamo in che modo. Ma innanzitutto il conflitto è tra due tipi di volontà. Il paziente fa esperienza di una volontà cosciente, dice di volere una cosa, ma allo stesso tempo, a partire dal suo sintomo, si accorge che ne vuole tutt'altra. Quindi il primo modo per intendere il conflitto è quello del conflitto tra due volontà, la volontà cosciente e il desiderio inconscio. Il paziente sente questa dimensione che non è in pace, questa divisione nella sua intenzionalità. Quindi il conflitto riguarda la volontà, il sentirsi divisi rispetto a ciò che si vuole, verso ciò che si teme. C'è una divisione dell'intenzionalità, tra intenzionalità cosciente e intenzionalità inconscia. Un secondo punto da tenere presente è il fatto che nel momento in cui il paziente sperimenta questa doppia volontà, questa doppia tendenza, questa contraddizione all'interno del suo volere, questa discrepanza tra quello che dice di volere e quello che poi realizza nei fatti e quello che poi lo porta a fare alcune scelte, in questo momento il paziente fa esperienza della differenza tra il discorso cosciente e qualcos'altro che invece è inconscio, ma tuttavia è ben operativo. Quindi il conflitto è esperienza anche della divisione soggettiva che fa fare al paziente esperienza dell'inconscio. Quindi l'inconscio si mostra come ciò che va al di là del campo di giurisdizione del io cosciente. C'è qualcosa che va oltre la mia volontà cosciente, c'è qualcosa che va oltre la verità che io mi racconto. La narrazione dell'io non è la coperta che ricopre tutta la verità del soggetto. Un ultimo punto per intendere l'esperienza del conflitto è la distanza tra pulsione e ideale. È qui che ritroviamo la questione, la cornice relazionale della psicopatologia. È qui che ritroviamo l'atteggiamento psicopatologico basato sul fatto che non esiste soggetto senza altro. Ogni volta che noi vogliamo costruire un discorso sul caso clinico, dobbiamo tenere presente sempre del rapporto tra il soggetto e l'altro, tra il soggetto e la pulsione e del modo in cui la pulsione entra in gioco nella relazione con l'altro.
Ed è proprio in questo frangente, in questa possibile connessione tra la pulsione e il legame con l'altro, che può sorgere il conflitto. Quindi distanza tra pulsione ideale e la distanza tra ciò che costituisce la mia spinta motivazionale autentica, ma inconscia, e la dimensione ideale a cui io vorrei in qualche modo uniformarmi. E se poi andiamo a vedere nelle narrazioni, nei racconti dei pazienti nevrotici, ciò che è ideale è ciò che è stato innanzitutto ideale per l'altro. Quando prima vi raccontavo della nevrosi, dicendo che nella nevrosi troviamo un'ipertrofia della domanda di riconoscimento, ecco, l'ipertrofia della domanda di riconoscimento produce il conflitto tra la dimensione pulsionale e la dimensione ideale. E per definire la dimensione pulsionale possiamo riprendere alcune osservazioni di una psicoanalista francese, Colette Soler, che diceva: la pulsione è ciò che non acciuffo mai, ma che non mi tolgo mai di dosso. Quindi il conflitto, l'esperienza del conflitto, l'esperienza tra ciò che io penso di volere, ciò che io penso che l'altro voglia da me, e qualcosa che trovo irresistibile, un'attrazione verso qualcosa che mi attira come una calamita. Io dico che non voglio quell'uomo, io dico che quell'uomo non va bene per me, che quell'uomo non piacerebbe mai ai miei genitori, che quell'uomo è un poco di buono, so che mi farà soffrire, non rientra neanche nei miei canoni, è fuori proprio dal mio circuito relazionale e sociale, eppure trovo un'attrazione irresistibile per lui. E il conflitto quindi è la difficoltà a tenere insieme quello che è l'ideale, l'oggetto ideale per il desiderio dell'altro, e quella che è la spinta assoluta della pulsione. Assoluta perché vuol dire assoluta, sciolta da un legame, col legame con il desiderio dell'altro. Allora, questo potremmo dire il cuore della questione della nevrosi. Se un paziente, quando arriva in una cura, con una domanda di cura, no? Voi non rintracciate in quella domanda di cura questo battito fondamentale, allora non potete effettivamente fare una diagnosi di nevrosi. Perché il conflitto mette in gioco la questione del tempo della scelta e della responsabilità? Perché il soggetto nel conflitto si trova sempre titubante tra l'ossequio al desiderio dell'altro e la scelta basata su qualcosa che non riesce ad assumere come la sua vera volontà di desiderio. E nel tempo della scelta il soggetto è chiamato a disgiungere, potremmo dire, quello che è il suo desiderio autentico da quello che è il desiderio che lui un po' ha attribuito all'altro nei suoi confronti. Lo vedremo più avanti, che in fondo un soggetto a volte costruisce una serie di aspettative che vengono affibbiate al desiderio dell'altro come alibi per non assumersi la responsabilità di scegliere ciò che vuole effettivamente. Nella nevrosi, l'ipertrofia della domanda di riconoscimento è la scusa che il soggetto ha trovato per non accedere veramente a quella dimensione che Freud sull'acropoli faceva provare le vertigini. È un modo per evitare la vertigine del desiderio, cioè il fatto che io, nel momento in cui vivo il mio desiderio, non ho la garanzia del desiderio dell'altro, non ho la convalida dell'altro. È qualcosa che costituisce una dimensione sempre in esilio rispetto al desiderio dell'altro, ed è la dimensione che rimane, che ci fa essere sempre un po' orfani rispetto al riconoscimento dell'altro. A questo proposito io cito sempre
che è il Gibran che dice ai genitori: ricordatevi voi genitori che i vostri figli abiteranno la dimora del domani, che voi genitori non potrete visitare neanche in sogno. E questo è un monito tanto per i genitori, tanto per i figli, perché nel momento in cui si vive il proprio desiderio, si vive in quella dimora del domani che l'altro, che il desiderio dell'altro non potrà visitare neanche in sogno. Il tentativo del nevrotico è dare la responsabilità all'altro per il fatto che non sta vivendo il suo desiderio. Trovare delle attenuanti per questo mancato passo verso il suo desiderio. Ma per uscire da questa situazione è necessario invece attraversare il tempo dell'angoscia, che io vi ho raffigurato già come il tempo dell'uomo sul canotto. Il paziente che deve andare da una piccola isola in un'altra isola, e durante il tragitto si guarda indietro e non vede più l'isola da cui era partito e non vede l'isola verso cui era diretto, e in quel momento lì non ha nessuna garanzia del suo punto di approdo e non può più ritornare indietro. Quindi il tempo del conflitto mette in gioco il tempo dell'irreversibilità della scelta. Di una scelta che nel momento in cui io la compio mi trasforma. Potremmo dire che nel conflitto vediamo l'esperienza strutturale per ogni crescita umana, l'esperienza che attraversa tutti nel momento in cui si pongono la questione di: ma quello che io sto facendo, lo sto facendo perché lo voglio veramente io, perché me lo hanno chiesto gli altri, perché io penso che me lo chiedano gli altri? E questa è un'esperienza strutturale che tutti noi viviamo. Quindi di per sé questa questione è appunto un dispositivo. E il modo in cui trattiamo questa questione può essere suscettibile, potremmo dire, di sviluppi nevrotici, oppure sviluppi creativi, perché la creatività sorge proprio nel momento in cui io sono disposto ad assecondare, a diventare quel divenire in esilio da ogni garanzia dell'altro. Veniamo al secondo punto, che è il trauma. L'esperienza del trauma noi la ritroviamo innanzitutto nella clinica Borderline, è una clinica dove la dimensione del trauma salta subito agli occhi. Però prima di approfondire la questione della clinica Borderline e quindi prima di vedere subito la declinazione psicopatologica più eclatante del dispositivo antropologico del trauma, proviamo a immaginare che noi chiamiamo trauma innanzitutto tutto ciò che rompe una trama. Prima abbiamo parlato della pandemia. Ecco, la pandemia è stato un evento traumatico perché ha rotto la nostra trama. Il nostro quadro della realtà, ciò che davamo per scontato, abbiamo visto come non fosse più garantito. Quello che pensavamo fosse un dato di realtà, ci siamo accorti che invece era qualcosa che era costruito. Quello che ci sembrava immediato, quello che ci sembrava scontato, ci siamo accorti che invece era mediato da tante condizioni. Quindi il trauma è innanzitutto un'esperienza che rompe una trama. Il trauma, voi trovate nella slide il tempo della discontinuità. Il trauma è una discontinuità che nella diacronia del nostro vissuto introduce una scansione. Introduce un prima e un dopo. E quando noi ascoltiamo la vita dei nostri pazienti, è importante che cerchiamo di occuparci di questo dispositivo
non necessariamente cercando il trauma così come più immediatamente ci viene da concepirlo, cioè quindi come un abuso, una violenza, un evento eclatante, ma ciò che fa trauma è tutto ciò che ha segnato un prima e un dopo, tutto ciò che ha segnato una discontinuità, tutto ciò che ha fatto sì che in quel momento la storia andasse in una direzione anziché in un'altra. Quindi ascoltare una persona, e immaginiamo che questa mappa ci serve già nel primo colloquio, vuol dire cercare di reperire nella storia quei momenti di transizione, quei momenti di snodo. E attenzione, da questo punto di vista, anche il tempo della scelta che abbiamo visto poco fa, nel momento in cui si parla del conflitto, il tempo della scelta è anche un momento che fa venire a galla la questione del trauma, perché nel momento della scelta noi abbiamo una discontinuità. Nel momento della scelta noi abbiamo un prima e un dopo. Certo, la differenza tra la scelta del desiderio e il trauma nel suo sviluppo psicopatologico sta nel fatto che nel momento della scelta io in qualche modo mi affido a un divenire in esilio dal desiderio dell'altro, mi affido, abbiamo visto più volte come lasciarsi andare, l'abbandonarsi a quella dimensione lì, e noi possiamo equipararlo a questo primo punto che voi trovate nella slide, il soggetto in posizione di oggetto. Il soggetto è in una condizione dove si trova assoggettato a quella dimensione lì. Si tratta di consegnarsi a quella dimensione lì, al proprio divenire. Ma nel trauma questa posizione di oggetto risulta traumatica e non immediatamente fonte di evoluzioni creative, perché la condizione di oggetto annulla assolutamente ogni possibile soggettivazione. Il soggetto si trova in posizione di oggetto ed è impossibilitato a trasformare il trauma in una nuova trama. E lì trovate la seconda caratteristica del trauma, che è quella del fatto che il trauma produce l'eclissi del senso. Il trauma produce l'impossibilità della capacità di dare significato all'esperienza. Il trauma introduce nella diacronia della propria vita un momento di discontinuità dove viene sospeso il senso. Attenzione, è importante che noi consideriamo il trauma non immediatamente nel suo risvolto negativo, perché anche un incontro trasformativo, positivo, all'esordio si presenta come un trauma. Anche l'amore, in qualche modo, ci mette in quella posizione lì. Anche l'amore, l'incontro d'amore, è un trauma, perché siamo assoggettati a quell'emozione, a quel vissuto che quella persona ci sta suscitando. Non siamo noi lì padroni del vissuto che ci sta attraversando. Quando diciamo non scegliamo la persona da amare, è come dire l'evento arriva, l'evento dell'amore. Siamo presi, quando diciamo, sono preso da quella persona, e quello è l'essere in posizione di oggetto, e inizialmente non riusciamo subito a decodificare in qualche modo, quella persona costituisce una X, cioè qualcosa di enigmatico che ci prende e ci travolge, qualcosa che ci prende e ci travolge, e questo va bene sia per un episodio traumatico negativo, sia per un episodio traumatico positivo. E questo è uno dei modi che possiamo in cui possiamo tradurre
la psicopatologia strutturale. Concentrarci non sui contenuti, ma sulla loro forma. Concentrarci non subito sulla qualità immediatamente positiva o negativa di un'esperienza, ma sulla forma dell'esperienza. E questo è il ragionamento sul dispositivo. Quindi, ricapitolando, il trauma introduce il tempo della discontinuità nella nostra esperienza. Nell'esperienza del trauma il soggetto è in posizione di oggetto. Nell'esperienza del trauma c'è l'eclissi del senso. Quello che fa la differenza, potremmo dire, è quando il trauma è suscettibile di soggettivazione o quando il trauma invece diventa un'esperienza che incapsula, che blocca ogni possibilità di soggettivazione. E lì la scommessa nella cura è quella di dare una nuova trama al trauma, quella di fare del trauma un perno a partire da cui costruire una nuova trama. Forse possiamo comprendere perché Aldo Caratenuto, alla fine di un libricino pubblicato nel 2001, credo, Lettera a un apprendista stregone, diceva che in una cura psicoanalitica si tratta di trasformare le ferite in feritoie. Trasformare le ferite in feritoie vuol dire trasformare il tempo del trauma in una nuova occasione per vedere qualcosa di nuovo. Ricordiamoci che anche i nostri interventi devono essere anche traumatici. In che senso? È vero che noi lavoriamo affinché un trauma produca una nuova trama, ma provate a immaginare che in alcuni casi, se quella trama è un assetto nevrotico di un soggetto che si lamenta, di un soggetto che si difende dalla responsabilità del suo desiderio, allora in quei casi il nostro intervento è quello di introdurre un taglio in quell'esperienza. E io per taglio ho in mente la figura di Deleuze, che parlava dell'ombrello con cui noi ci proteggiamo. Lui parlava dell'ombrello delle nostre conoscenze, con cui ci proteggiamo da qualcosa di perturbante, e il nostro taglio è quello di tagliare quell'ombrello e far affiorare da quel taglio quella luce o quelle tenebre da cui ci proteggevamo con quell'ombrello. La nevrosi, potremmo dire, è un ombrello, è una trama usata come ombrello che ci protegge dalla verità, dal desiderio, dall'inconscio. E quindi in quel senso il nostro intervento è traumatico perché introduce un taglio, una fessura, una ferita, un trauma che permette di riformulare, di rendere più permeabile la nuova trama a un'esperienza che è assoluta, assoluta, sciolta da ogni legame. Quindi quando noi diciamo costruire una nuova trama, vuol dire costruire una trama che sia aperta, costruire una trama che sia sensibile a ciò che resiste a ogni significantizzazione, a ogni simbolizzazione, a ogni traduzione in parole. Altrimenti noi immaginiamo che la coperta del senso sia l'unica medicina per la vita. E invece esistono delle zone della propria esistenza che, potremmo dire, non possono essere del tutto rappresentate, ma vanno vissute. Altrimenti noi è come se cercassimo di trasformare tutto in qualcosa di astratto, qualcosa di rappresentabile, ma c'è sempre qualcosa che costituisce il resto, qualcosa di reale che è fuori simbolico. Questo aspetto qui ci riporta al terzo dispositivo di vulnerabilità che voi vedete, indicato come il dispositivo dell'umore.
il dispositivo dell'umore che ha come corrispondente sfida temporale la sfida del tempo vissuto e non spazializzato. C'è un testo straordinario di Minkowski che si intitola proprio Il tempo vissuto. È un testo che voi trovate in bibliografia e che vi suggerisco se avete voglia di leggere un classico che non smette ancora oggi di indicarci una via in psicopatologia. Ecco, l'umore noi lo utilizziamo abbinandolo a un'altra parola che è quella degli affetti. Umore e affetti, potremmo dire, sono i due versanti della vita emotiva. Quando noi parliamo degli affetti, parliamo del modo in cui la nostra condizione emotiva è collegata all'altro. In ambito psicoanalitico lacaniano potrebbe capitarvi di leggere dei testi sugli affetti che dicono che gli affetti sono l'effetto dell'altro sul soggetto. Quindi tutte le volte che noi parliamo di affettività stiamo parlando del modo in cui la nostra condizione emotiva entra in risonanza con la condizione emotiva dell'altro. Gli affetti sono il modo in cui noi siamo affetti dall'altro. E rientra anche in questo ambito la questione del desiderio come desiderio del desiderio dell'altro. Quindi la dimensione passionale degli affetti è una dimensione relazionale. Nel momento in cui invece noi ci rivolgiamo all'umore, noi stiamo indicando la nostra condizione emotiva di base che ancora non è collegata ad alcun oggetto intenzionale. È una condizione emotiva di base che ancora non è riconducibile all'effetto dell'altro su di noi. La condizione dell'umore indica una condizione emotiva di base dove l'altro non è ancora la causa di quello che proviamo. È una condizione emotiva dove noi non possiamo ricondurre le ragioni di quello che proviamo alla responsabilità dell'altro. E su questo piano che ritroviamo ancora quella definizione di pulsione che vi dicevo all'inizio, la pulsione è qualcosa che non riesco ad acciuffare mai, ma che non mi si toglie mai di dosso. Ecco, la condizione dell'umore è quella condizione lì. È come se stessimo parlando della dimensione pulsionale, del ritmo pulsionale di base, che non è sempre l'effetto, la manifestazione delle condizioni relazionali in cui ci troviamo. È quella parte del nostro modo di godere che non possiamo attribuire al contesto relazionale in cui noi ci troviamo. Questo lo vedremo quanto sia cruciale per intendere la clinica borderline. Perché il dispositivo del trauma, il dispositivo dell'umore sono centrali nella clinica borderline. Perché quella che viene chiamata disforia, l'umore disforico nel borderline, è appunto un umore che ancora non riesce a trovare un interlocutore, un altro. È una sensazione di disagio, è una sensazione di irrequietezza, che spinge il soggetto, potremmo dire, a cercare di lo spinge verso un altro che possa aiutarlo a gestire quell'irrequietezza di base, quella disregolazione emotiva di base. Come avevo già detto, ecco perché i borderline sono dei soggetti che provocano tanto gli altri, ecco, che mettono tanto in questione gli altri. Mario Rossimonti, quando parla del borderline, dice: non esiste un borderline da solo,
perché cerca sempre un altro da coinvolgere nella regolazione emotiva che non riesce a compiere da solo. E la sequenza disforica di cui parla ad esempio Rossi Monti a proposito del borderline è quello di trasformare l'umore disforico in rabbia. Nel passaggio dall'umore disforico alla rabbia, noi abbiamo il passaggio da una condizione emotiva di base senza l'altro a una condizione emotiva in cui l'altro diventa la causa del mio disagio. E inscenare subito, in qualche modo, quella questione della relazionale, della rabbia, del nostro sentirci bersaglio della rabbia, rischia di fuorviare la nostra attenzione, di non concentrarci su quanto la rabbia, l'affetto rabbia, sia il tentativo di gestione dell'umore disforico. Quindi quando noi ci muoviamo nell'ambito dei dispositivi di vulnerabilità e ci occupiamo dell'umore, è bene che teniamo in mente questa distinzione tra umore, emozioni e affetti e quanto le emozioni siano più o meno collegate a un oggetto intenzionale, direbbero i fenomenologi, o a un altro, diremmo in modo più semplice. E ci sono delle emozioni che sono senza altro e ci sono delle emozioni che dipendono dall'altro. E ritroviamo ancora qui quell'assetto che vi dicevo, quando ci occupiamo della costruzione di un caso clinico ci interessa vedere come un soggetto si rapporta all'altro, come un soggetto si rapporta alla pulsione e come fa entrare la pulsione in rapporto all'altro. Quindi i dispositivi di vulnerabilità sono, come dire, quattro modi di leggere questo tipo di relazione tra soggetto altro, soggetto e pulsione e la pulsione che entra in gioco con l'altro. Perché trovate il tempo vissuto e non spazializzato? Il tempo vissuto è un concetto che Minkowski mutua dal concetto di durata di Henri Bergson. La durata cos'è? La durata è un vissuto temporale che non è rappresentato dallo scorrere delle lancette sull'orologio. Non c'è una corrispondenza esatta tra il nostro vissuto temporale e lo scorrere del tempo segnato, scandito dalle lancette dell'orologio, che sono per tutti uguali. Quindi il tempo vissuto è la singolarità del nostro modo di vivere il passare del tempo, di vivere il passare del tempo attraverso il filtro della vita emotiva. Perché se sono annoiato il tempo non passerà mai, se sarò agitato passerà in un altro modo, se sono innamorato dirò alla mia amata ma da quanto tempo stiamo insieme, il tempo è volato. Nel momento in cui io sono in una condizione traumatica si sospende in qualche modo anche il rapporto. Quanto è durato quell'attimo? Sembrava che non finisse mai. Certo, i fisici potrebbero precisare che in realtà neanche il tempo dell'orologio è uguale per tutti. In montagna, chi vive in montagna si ritrova a vivere più tempo in una minima parte rispetto a chi vive in pianura. Quindi due orologi, uno messo in pianura e uno messo in montagna, i fisici ci insegnano che non segneranno più la stessa ora, non passa lo stesso tempo per i due orologi. Però se prendiamo l'orologio come comunque un vincolo che dice che sono le 16:52 per voi e per me, troviamo lì un vincolo simbolico. E questo è uno dei modi in cui possiamo intendere il simbolico. Un vincolo che ci accomuna tutti, che ci sintonizza tutti con un unico riferimento. Però il modo in cui ognuno di noi vive quest'ora, chi pensa non vedo l'ora che sia finita la lezione, chi pensa chissà stasera... Ecco, il modo in cui noi viviamo con
più o meno desiderio questo momento, quello è il tempo vissuto. Quello è il tempo che non può essere rappresentato dal tempo dell'orologio. Il tempo dell'orologio dà una scansione quantitativa dello scorrere del tempo. Il tempo vissuto determina la qualità del nostro tempo. Veniamo all'ultimo dispositivo di vulnerabilità, che è quello della coscienza. Potremmo dire quello della coscienza innanzitutto come stato di vigilanza, perché quando noi parliamo della coscienza dobbiamo pensare innanzitutto a un'esperienza che ha una base neurobiologica. Faccio un esempio molto rapido. Se voi ascoltate un paziente alcolista che ha bevuto un litro di vino 2 ore prima di venire da voi in seduta, voi dovete preoccuparvi di come quello stato di coscienza sia alterato dall'utilizzo della sostanza. Perché in quell'alterazione della coscienza indotta dall'uso delle sostanze, voi potete trovare degli elementi che vi fanno capire quanto ogni discorso in realtà si basa su uno stato di vigilanza, su uno stato di coscienza che permette alla persona di essere lucida e presente. E quindi quel puntino lì, dove c'è messo stato di vigilanza, può aiutarvi a capire che se state facendo un colloquio con un paziente alcolista ed è un po' bevuto, gli dite no, per adesso no, fermiamoci qui. A me è capitato in alcune occasioni di ascoltare dei colleghi che non avevano in qualche modo prestato attenzione allo stato di vigilanza. Lo stato di vigilanza, lo stato di coscienza, quindi basato su quanto io sono presente a me stesso, quanto io sono lucido. Se voi vedete anche gli psichiatri, quando fanno le prime visite, accolgono dei pazienti in un ambulatorio, chiedono come si chiama, che giorno è, si verifica subito lo stato di coscienza inteso come stato di vigilanza. E teniamo presente anche quando Gilberto Di Petta si occupa dello stato crepuscolare di coscienza, si occupa proprio di questa condizione qui. Quanto il mio rapporto con la realtà sia più o meno offuscato, quanto io mi rifugi in uno stato crepuscolare di coscienza invece che avere una coscienza lucida e chiara su quello che effettivamente sta succedendo. E potete anche vedere la dissociazione. La dissociazione, per esempio, dovuta a episodi traumatici. Come sia un'alterazione dello stato di coscienza su questo livello. Che è un livello, come vi dicevo prima, strettamente ancorato al piano neurobiologico. E questo è il punto, se volete, anche di il crinale, dove c'è la neuropsicologia, dove c'è la psicologia, dove lo stato di coscienza non possiamo ancora subito decodificarlo come l'espressione di una questione inconscia risolta. Non possiamo rintracciare a questo livello la questione del conflitto. Ma prima di arrivare alla questione del conflitto, prima di arrivare alla questione che riguarda la coscienza di sé, in mezzo troviamo un altro tipo di coscienza che e la coscienza fenomenica, e quando prima parlavamo ad esempio dei disturbi dell'ipseità, che smontano la possibilità di fare esperienza della coscienza come una esperienza che è trasparente, prospettica e presente.
Cioè io sperimento i miei stati mentali nel momento stesso in cui io ne faccio esperienza. E prospettica, perché mi dà un punto di vista la coscienza. È trasparente, perché i miei stati mentali sono immediati. Ma nel momento in cui avviene quella che abbiamo chiamato fusione del nome del Padre, appoggiandoci al contributo di Lacan, vediamo come l'idea stessa che i miei stati mentali siano per me immediati salta. Vediamo che l'idea stessa che i miei pensieri siano i miei pensieri o il mio corpo sia il mio corpo non è più scontato. Quindi noi dobbiamo supporre che prima della coscienza di sé c'è uno stato che fissa le condizioni di possibilità della coscienza di sé. La coscienza di sé vuol dire: questi pensieri sono i miei pensieri, questo corpo è il mio corpo. Nei disturbi dell'ipseità salta questa possibilità, perché non sono state fissate le condizioni di possibilità dell'essere cosciente. Coscienti di sé. Per questa ragione, su questo piano noi troviamo i disturbi dell'area psicotica, perché questi sono i disturbi della cosiddetta coscienza preriflessiva, o, per dirla come denominava Blankenburg, è la questione dell'io trascendentale, perché la coscienza di sé è l'io riflessivo. Io posso essere molto capace di riflettere su di me, come la paziente Anna Rau di Blankenburg, ma posso riflettere su di me per riscontrare la mia infondatezza trascendentale come soggetto. Trascendentale vuol dire le condizioni di possibilità del mio essere soggetto. Per questo lo psicotico è il problema di essere soggetto d'esperienza. Questo livello della coscienza preriflessiva è quello che vi avevo indicato parlandovi del pavimento sotto i piedi. Prima che io nominassi il pavimento sotto i piedi, nessuno di voi aveva prestato l'attenzione ai suoi piedi sul pavimento su cui è poggiato. La davamo per scontata, quella presenza. Ecco, quando vengono a mancare le condizioni di possibilità del proprio essere coscienti, è come se mancasse il pavimento sotto i piedi. Non è scontato che ci sia il pavimento sotto i piedi. Non è scontato che il mio corpo sia il mio corpo, non è scontato che i miei pensieri siano i miei pensieri. Quando noi poi ci muoviamo sul terzo punto, che è la coscienza di sé, la coscienza riflessiva, allora lì sorge tutto quello che abbiamo visto a proposito del conflitto, a proposito della domanda: ma che cosa voglio io? Qual è la mia storia? Stanghellini, quando parla della coscienza di sé, parla, prendendo il filosofo Ricoeur, parla dell'identità narrativa. Stanghellini parla della coscienza su questo piano come quella vulnerabile regia dell'esserci. Detto da un fenomenologo, vuol dire quella vulnerabile regia del nostro Dasein. Tra i libri che vi ho segnalato in bibliografia trovate un mio testo, L'intervallo della vita, che riprende la questione della psicosi. In un altro testo, A ciascuno la sua relazione, che sono i miei due testi, potremmo dire, più recenti, dove parlo di psicanalisi e fenomenologia, c'è un altro capitolo che parla del fallimento del Dasein nella psicosi. Potremmo dire quanto il pavimento del simbolico non c'è. Quando le condizioni trascendentali, che è il nome, che fissa il nome del Padre, non ci sono. Quindi quando parliamo della coscienza riflessiva, stiamo parlando di un livello della coscienza che è garantito da qualcosa che noi diamo per scontato.
di cui noi non ci accorgiamo e che rende possibile la nostra possibilità di storicizzare la nostra vita, la nostra possibilità di soggettivare, potremmo dire, ciò che l'altro ha fatto di noi e di in qualche modo costruire qualcosa di nostro, introdurre un nuovo capitolo nella nostra storia, scrivere qualcosa di inedito, abitare la dimora del domani. Questa, potremmo dire, è una mappa concettuale iniziale per intendere la psicopatologia. E quando ci rivolgiamo al dispositivo della coscienza vediamo che il tempo del fondamento è il tempo della paziente annarale. Come faccio io a stare al mondo? A me manca una maniera d'essere. Come fanno gli altri a fare quello che fanno? Che non vuol dire che non capisce cosa fanno gli altri, ma non capisce come si fa a sentirsi appartenere al mondo della vita. Ecco in che senso è il tempo del fondamento, il tempo della coscienza preriflessiva, della coscienza a livello trascendentale. Quando invece ci muoviamo sulla coscienza di sé abbiamo il tempo della trascendenza, il tempo dove la storicizzazione della mia vita mi permette di riprendere ciò che è già stato, ma nel riprendere ciò che è già stato può farsi spazio un evento che non è ancora scritto nel già stato. È lì che vedete strettamente intrecciato quel passaggio lì col tempo della scelta, perché il tempo della scelta si apre alla possibilità che qualcosa del non ancora possa entrare nell'esperienza del soggetto, qualcosa del non ancora previsto, qualcosa del non ancora vissuto, qualcosa del non ancora garantito dall'ideale, dal desiderio dell'altro, possa prendere corpo nella mia esperienza. Per adesso direi che questo è un primo schema concettuale che possiamo utilizzare come base per il nostro discorso sulla psicopatologia, sulla diagnosi, sulla cura e anche sulla scrittura del caso clinico, perché in effetti questi quattro dispositivi di vulnerabilità potrebbero anche essere impiegati quando noi scriviamo un caso clinico o raccontiamo un percorso clinico. Che cosa ne è stato di quei dispositivi di vulnerabilità? In che modo il soggetto ha dato tempo alla sua vocazione,